Io credo che uno dei momenti più drammatici per chi come noi poi frequenta i banchetti è quando si fermano alcuni dei nostri che si definiscono ex elettori, no? E dicono: ma no, io ho votato, ma voi cosa state facendo? Non fate niente, siete là a scaldare la sedia. Ma intanto, voglio dire, dovrebbero venire poi qui ad ascoltare quello che facciamo. Certamente troverete il Movimento 5 Stelle sui tetti della Camera quando toccano la nostra Costituzione, ci troverete nelle inchieste della Procura, però nelle pagine iniziali, quelle che spiegano come nasce l'inchiesta della Procura, non nel per questo motivo condanno eccetera, non ci troverete mai da quella parte del foglio delle inchieste giudiziarie. Noi facciamo quello che avevamo promesso di fare, questa è la differenza tra noi e gli altri. Governare questo paese, l'avremmo governato e con altrettanta forza facciamo opposizione, perché siamo all'opposizione, più o meno al di là di qualche piccolo comune che dove governiamo e dove governiamo bene, facciamo quello che dovevamo fare, facciamo l'opposizione, ma facciamo anche le cose, le proposte che avevamo promesso di fare ai cittadini che ci hanno votato. Tra queste cose c'è sicuramente il microcredito, che è una proposta che il Movimento 5 Stelle ha sempre portato avanti, lo portiamo avanti in Regione Friuli Venezia Giulia, lo portiamo avanti grazie ai nostri parlamentari e alle riduzioni del nostro stipendio, e quindi lascio la parola a Luigi Di Maio che ci spiega come funziona. E poi ci parlerà anche della Coppa dell'Expo. Grazie Luigi. Allora, buonasera a tutti, grazie prima di tutto dell'invito, è la prima volta che vengo qui a Pordenone ed è un piacere stare con voi. Inizio con una frase che mi ha detto un poliziotto che mi ha riconosciuto all'aeroporto prima di partire stamattina per poi atterrare a Trieste. Abbiamo fatto una giornata di incontri qui in Friuli Venezia Giulia. Mi ha detto: io quando vi ho votato ho pensato che a voi nelle intercettazioni telefoniche non l'avrei mai visto, ma mai avrei pensato di trovarvi nelle bestemmie dei corrotti e dei mafiosi. Allora, noi facciamo il nostro ingresso in Parlamento a febbraio del 2013. A maggio del 2013 si celebrano le elezioni comunali in Italia, tra cui le elezioni di Roma, del Comune di Roma. In quei giorni un mafioso di una mafia autoctona di Roma, perché non ci facciamo mancare niente in Italia, non erano abbastanza le quattro che già esistono, un mafioso dal nome Carminati chiama uno di quei radical chic di sinistra che si credono di sinistra, che sono a capo delle cooperative rosse, e gli dice: porca miseria, ha vinto Grillo, ma noi così siamo fuori da tutti i giochi, è mai possibile? Questo sta in un'intercettazione telefonica della famigerato scandalo mafia capitale, e c'è questo che dice: ma tu hai capito che noi adesso, se vince Grillo al Comune di Roma, siamo tagliati fuori da tutto? Questo è un problema, dobbiamo reagire, chiama questo, chiama quello, chiama quell'altro, vediamo come devi fare. È un po' quando scopri che c'è qualcuno che t'ha fregato, insomma. Però noi non abbiamo fatto niente, noi siamo entrati lì dentro e abbiamo detto semplicemente: guardate, noi con voi non ci vogliamo avere a che fare e non scendiamo a patti, perché sappiamo bene che se imbarchi il passato diventi il passato, se entri nel sistema diventi il sistema necessariamente, è scientifico, l'abbiamo visto succedere con tutte le forze politiche nel passato, e se tu scendi a compromessi con gente che ha a che fare con i boss di mafia capitale, non credo che ne esci pulito o ne esci. Credo che nessuno di voi consiglierebbe al proprio figlio, al proprio fratello, di andare a stringere un accordo col boss di mafia capitale. Ma spiegatemi perché lo dovevamo fare noi allora col Partito Democratico, che era l'esponente politico di mafia capitale. E la seconda cosa di questi giorni
giorni, 8 mesi fa, in Parlamento, alla Camera dei Deputati, un parlamentare meno famoso e uno più famoso del Movimento 5 Stelle, il primo è Michele Dell'Orco, il secondo Alessandro Di Battista, si alzano durante il cosiddetto question time, che è uno dei pochi momenti in cui i ministri sono obbligati a rispondere a delle domande, e dicono: guardate, noi sappiamo che da 25 anni alla struttura di missione del Ministero delle Infrastrutture, che è quella che gestisce i miliardi di euro per Expo, per la TAV e per tutte le grandi opere, le super autostrade, le terze corsie e così via, c'è un tipo che si chiama Incalza, che si è preso inchieste senza fine, sta lì da 25 anni, provate a rimuoverlo, quantomeno, perché se fate una rotazione dei dirigenti abbiamo la probabilità che una persona meno chiacchierata, e chiacchierata è un eufemismo, non ce la troviamo lì. Lupi risponde con l'allora ministro delle infrastrutture, da oggi non più Lupi, risponde con una risposta che gli aveva scritto l'avvocato di quello per cui stavamo chiedendo la rimozione, cioè di Incalza. E questo come lo scopriamo 8 mesi dopo, cioè pochi giorni fa, in un dispositivo del giudice del Tribunale di Firenze, del PM del Tribunale di Firenze, che ha avviato l'inchiesta Sistema, nella quale c'è il testo nelle pagine delle intercettazioni della nostra interrogazione parlamentare, c'è proprio tutto il testo dell'interrogazione parlamentare, e poi c'è questo tipo che parla con un altro e dice: sti rompi coglioni del Movimento 5 Stelle, non sapevo come togliermi dalle scatole, adesso hanno acceso un riflettore su di noi. A questo si riferiva il poliziotto stamattina, e a questo si riferiva anche Manlio prima, quando diceva: ogni mattina ci alziamo e cerchiamo di capire su cosa avevamo avuto ragione un mese fa e su cui è scoppiata un'inchiesta. Tra l'altro, questa inchiesta che coinvolge questo funzionario in casa e che ha portato alle dimissioni di Lupi, che per noi sono la metà del dovere che doveva fare questo governo, visto che questo in casa stava lì da 25 anni, gli erano piovute addosso decine di processi, sapevano tutti che gestiva una struttura che muoveva una mole di miliardi, che erano circa 80 miliardi. È stato dimostrato alle inchieste della Procura che il 40% di questi 80 miliardi sono andati in tangenti e in opere sprecate e inutili. Il 40% dei vostri soldi e delle vostre tasse. Quindi che Lupi si dimette, a me non me ne frega niente, questi si sono già rubati qualcosa come 20 miliardi di euro delle nostre tasse. Noi con 20 miliardi di euro, dopo vi spiego perché, con 20 miliardi di euro, ma facevamo ripartire tutta l'economia italiana con il microcredito che utilizziamo con i nostri stipendi. Ora, detto questo, che era una piccola premessa per la quale mi andava anche con orgoglio di parlarvi, perché vedere comparire sempre tra le bestemmie dei corrotti e dei mafiosi è un motivo di orgoglio per noi, perché la più grande sfida che vincerà il movimento è uscire dalle istituzioni come c'era entrata, testa alta e con le mani pulite, perché con le mani pulite si riescono a dare risultati ai cittadini italiani. E vi spiego brevemente di cosa voglio parlare stasera. Prima di tutto, sapete tutti che il più grande scandalo che ha coinvolto il Movimento 5 Stelle era la storia degli scontrini. Cioè, secondo i media, era uno scandalo che noi ci volevamo tagliare gli stipendi. Noi stemmo al gioco, perché poi a un certo punto, a seconda della disinformazione italiana, la comincia ad ignorare, non rispondi neanche più. Però poi, dopo 2 anni, in un mercato di testaccio un mese fa, abbiamo presentato la risultante di quegli scontrini, un fondo da 10 milioni di euro in cui sono finiti tutti i nostri stipendi dimezzati dei parlamentari del Movimento 5 Stelle e dei parlamentari europei che sono in carica da 1 anno, che è un fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, quindi che non amministriamo noi, in cui ognuno di noi, io, Mario, Marco, alla fine del mese ci entrano, per esempio a me come vicepresidente della Camera entrano 20.000 euro al mese netti, perché tanto guadagnerebbe un vicepresidente della Camera. Allora che succede? Metà dell'indennità la restituisci, tutte le spese accessorie da vicepresidente le restituisci, tutto i rimborsi che non utilizzi li restituisci, li metti su quel fondo. La media di 140 parlamentari al netto delle defezioni, 140 parlamentari in 2 anni 10 milioni di euro, lo sapete che cosa ci faremo?
ci aiuteremo a partire o a sopravvivere un'impresa al giorno per oltre 10 anni. Oltre 10 anni, un'impresa al giorno con i fondi dei nostri stipendi. E io prendo un impegno con voi qui stasera, che è quello di portare tra qualche mese qui in Friuli Venezia Giulia, come in tutte le regioni d'Italia, il primo cittadino che ha aperto un'impresa con i soldi di un politico. Non esiste in tutto il mondo, esiste solo in Italia grazie al Movimento 5 Stelle. Ma voglio andare avanti. Adesso capite perché noi abbiamo messo insieme solo 10 milioni di euro, solo 10 milioni di euro, e con il microcredito finanziamo le imprese, quindi non facciamo beneficenza, finanziamo, questi soldi devono rientrare con la restituzione di una rata senza garanzie reali, cioè noi non chiediamo ipoteche e altri tipi di impegni, questi soldi rientrano e aiutano un'altra impresa, rientrano e aiutano un'altra impresa, questo sistema si autoalimenta per sempre, però noi abbiamo calcolato che almeno per 10 anni è in equilibrio, cioè sopravviverà alla legislatura attuale, sopravviverà ai mandati che porteremo avanti e meglio, perché siamo al primo mandato e come ben sapete nel Movimento 5 Stelle c'è un massimo di 2 mandati e poi si va a casa, perché ti devi ricordare che il mondo da cui vieni ci devi tornare e se non l'hai migliorato sono anche problemi tuoi. E se fossero stati 60 miliardi che dal nulla la BCE, come diceva Manlio, ha sfornato, o se fossero stati 10-15 miliardi che grazie ad Incalza sono finiti, e grazie alla politica che l'ha protetto, sono finiti in tangenti tra Expo e TAV, se fosse stato per noi avremmo saputo come utilizzarli, no? Avremmo utilizzato questi fondi come li avrebbe utilizzati chiunque di voi. La verità è che quando si parla di opere inutili, e noi su Expo come sulla TAV ci stiamo battendo da 10 anni, è perché un'opera inutile, per dimostrare che è utile in questo paese, devi corrompere qualcuno che ti certifica che quella cosa è utile, perché altrimenti è un danno erariale, cioè devi corrompere i professionisti, gli imprenditori, i funzionari, i politici. E io voglio sapere una cosa: ammesso che Renzi e Cantone dell'autorità anticorruzione non sapessero fino a 8 mesi fa chi fosse Incalza, dopo che gliel'abbiamo detto in Parlamento, perché non hanno rimosso quel dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti? Oggi sui giornali di tutta Italia ci sono le interviste a Raffaele Cantone che dice che la sua ricetta per evitare il caso Incalza, la rotazione dei dirigenti. Io non ci sto a queste prese in giro, tu lo facevi 8 mesi fa quando te l'abbiamo detto, non lo fai adesso. Questa è una presa in giro che ci vengono a dire qual è la ricetta. Io ne ho piene le scatole dei professionisti, degli indignati del giorno dopo. Tu sei valido se quella cosa la prevedi, perché le carte parlano chiaro, noi non siamo dei veggenti, ci eravamo letti le carte. Ma voglio andare avanti. Noi abbiamo un'idea di paese che non va verso le grandi opere, va verso le piccole opere. Per la mobilità la vera sfida oggi è muoversi nelle città, non tra le città. Il cittadino ha problema in Italia a muoversi nelle città. Gli investimenti vanno fatti sulla navetta che porta la signora al mercato, che permette al figlio di andare a scuola, che permette al nipote di muoversi e andare al doposcuola la sera senza che il nonno lo debba accompagnare. La vera sfida è muoversi nelle città. I miliardi di euro vanno distribuiti su 8.000 comuni e vanno fatte piccole opere che migliorano la vita di ogni cittadino. Allo stesso modo, io oggi non vi sto dicendo quello che voglio fare, vi ho portato un risultato concreto. Il Movimento 5 Stelle l'ha fatto, 10 milioni di euro alle microimprese, l'avevamo detto prima delle elezioni e dopo le elezioni lo abbiamo fatto. Per informarvi su questo strumento c'è microcredito5stelle.it, è il sito internet dove è spiegata tutta la procedura per accedere a questi fondi. Ma andiamo avanti, dove stiamo governando, nei nostri comuni, Equitalia non c'è più, l'abbiamo cacciata a calci, la riscossione della TASI, della tassa sulla tenda del negoziante, io non lo so quanti di voi lo sappiano, io l'ho scoperto prima di essere eletto. I commercianti pagano anche la tassa sulla tenda che aprono ogni giorno, e se non la paghi
Equitalia te la raddoppia, te la triplica. Questa cosa è scomparsa nei comuni dove governiamo. In quei comuni, se tu hai difficoltà a pagare la tassa sulla tenda, sei rumoroso, ma se tu non puoi pagare 100 euro all'anno oggi, io non vedo perché tra un mese ne puoi pagare 200 come fa Equitalia o 300 tra tre mesi. Quindi per noi la gestione delle imposte deve essere coscienziosa e i nostri comuni, quindi non cose che faremo, cose che abbiamo già fatto, sono Equitalia free. Ancora, nei nostri comuni i fenomeni come Incalza, dirigente pluripagato e pluridecorato, non esistono. Da noi si tagliano le indennità dei dirigenti e si fanno banchi alimentari per chi ha difficoltà a mettere il piatto a tavola ogni giorno. Solo a Livorno i cittadini risparmieranno 5 milioni di euro perché abbiamo ridotto le indennità ai dirigenti della pubblica amministrazione e tra l'altro li facciamo ruotare. Perché se una persona amministra un potere come l'ufficio tecnico di un comune per 20 anni, quella persona è più potente del sindaco. E se un nostro sindaco arriva là e dice io mi taglio lo stipendio e poi mi devo trovare dei dirigenti sottoposti che guadagnano il triplo di me, tu non hai nessun peso contrattuale nei confronti di quelle persone, sono più potenti per storia e più potenti economicamente. E invece l'obiettivo nostro oggi è premiare sia il merito, ma allo stesso tempo nella pubblica amministrazione garantire l'alternanza. Siamo i primi che lo diciamo. Io e Mario abbiamo finito tra due legislature. La prima, se cade il governo domani, ce la siamo giocata. Ci possiamo candidare solo un'altra volta, essere eletti solo un'altra volta. Dopodiché dobbiamo tornare nel mondo reale. E questo è un valore, perché io ne ho piene le scatole di poltronisti della politica. Lupi oggi si è dimesso da ministro, la Gelmini l'ha candidato a sindaco di Milano dopo poche ore. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando in questo paese? La dobbiamo smettere, non servono le leggi, bastano le regole etiche delle forze politiche. Se le forze politiche sono etiche, se le forze politiche non sono etiche, la dobbiamo smettere di votarle. E io vi prego, qui a portata di mano c'è un risultato che nessuno vi sta dicendo. La legge elettorale che stanno per approvare, hanno paura di approvare, l'Italicum 2.0, prevede il doppio turno di lista. Significa che le prime due forze politiche del paese vanno come nei comuni a un ballottaggio e al ballottaggio uno vince. Che cosa significa? Che ormai sanno benissimo, tanto è vero che Bersani si è anche preoccupato, ha detto cambiamo la legge, che al ballottaggio andranno il PD e il Movimento 5 Stelle. E quando andremo al ballottaggio, al di là che per noi questa legge è una legge iniqua perché fa vincere chi in realtà ha perso, perché chi vince il ballottaggio è la forza politica che ha preso meno consensi, al di là di questo loro sanno bene che al ballottaggio tutti quelli che non votano PD voteranno per noi. Noi abbiamo di fronte un'opportunità molto grande, loro sono ancora impauriti, solo che hanno un sistema mediatico che siccome ha paura di perdere le poltrone dei direttori di TG e dei direttori di testate, li sta difendendo a spada tratta, perché queste cose che vi sto dicendo nessuno ve le ha mai dette, nessuno ce le ha mai dette. Vado avanti velocemente. A Ragusa c'è un nostro sindaco dove governiamo, abbiamo tagliato gli sprechi e gli enti inutili e abbiamo istituito l'assegno di cittadinanza. Le persone indigenti noi gli diamo un assegno tagliando gli sprechi come il nostro progetto di reddito di cittadinanza a livello nazionale e quelle persone gli facciamo fare dei corsi di formazione per reinserirli nel mondo del lavoro, ma non il lavoro dei tuoi sogni. Qui siamo in un momento in questo paese in cui c'è un disperato bisogno di lavori, non so che è una frase fatta, che nessuno vuole fare più, ma in realtà chi li dovrebbe insegnare non ha più la forza di insegnarli perché non ha più sgravi fiscali per mettersi un praticante accanto. E dall'altra parte c'è uno Stato che non ha nessun interesse a privilegiare il lavoro del falegname, ma del saldatore, del muratore, una serie di lavori che si stanno andando perdendo, voi per la crisi del settore, ma voi perché anche lo Stato non orienta le politiche da quella parte. Allora, la nostra proposta a livello nazionale è semplice: il reddito di cittadinanza che stanno già percependo gli italiani all'estero. I miei amici con cui sono cresciuto, molti sono andati in Inghilterra, in Germania, hanno lavorato per 6 mesi, poi hanno perso il posto di lavoro. Lo Stato li ha chiamati, gli ha detto io ti do il sussidio, però tu ti devi formare perché mi servi per dei lavori che servono al mio paese. I miei colleghi, i miei amici si sono specializzati proprio in queste professioni che vi ho detto.
li ha formati lo Stato inglese, lo Stato tedesco, dandogli un reddito di 780 euro al mese e 3 proposte di lavoro. Il giorno in cui non accetti le proposte di lavoro perdi il reddito e sei fuori dal reddito statale. Questo è il meccanismo, lo vogliamo portare in Italia, siamo rimasti noi, l'Ungheria e la Grecia in Europa a non averlo. E ci sono i ragazzi italiani che vanno all'estero che lo prendono. Allora, nei comuni dove stiamo governando, lo stiamo già facendo. Come? Tagliando tutte le cose inutili. Le indennità dei dirigenti sono una cosa, ma stiamo parlando della fondazione del clarinetto, stiamo parlando delle multi-utility riempite di dirigenti che sono tutte assunzioni clientelari. E infine, vi voglio dire un'altra cosa. Noi sono ormai 2 anni che siamo in Parlamento. Lo sapete qual è stata la prima proposta di legge che abbiamo depositato? Una delle prime in Senato. La legge anticorruzione. La legge anticorruzione che tanto si sta discutendo in TV, ma è ferma in Parlamento, si chiama Grasso Cappelletti. Cappelletti è un nostro senatore, se non sbaglio è Veneto. Cappelletti è un nostro senatore che ha depositato quella proposta di legge. Quella proposta di legge sono 2 anni che la vogliamo far approvare, 2 anni che ci proviamo. E lì dentro c'è una cosa che è un nostro merito, l'agente provocatore. L'agente provocatore è praticamente un poliziotto che si finge persona che vuole corrompere, va dall'uomo dello Stato e prova a corromperlo. Se tu ti fai corrompere, te ne vai in galera. È una cosa che esiste in alcune leggi del nostro ordinamento, esiste già l'agente provocatore in alcune cose e l'abbiamo introdotto anche nella pubblica amministrazione, perché tu se sei corrotto, sei corrotto. Cioè sei una persona disposta alla corruzione, lo sei sempre. Questa proposta di legge noi la stiamo spingendo con le unghie e con i denti, nessuno ne parla, cioè tutti parlano con il si dovrebbe fare, ma sono 2 anni che sta ferma lì e ci siamo chiesti perché. Perché la maggioranza dei partiti che stanno in Parlamento sono implicati nei più grandi scandali di corruzione degli ultimi 10 anni. Mose, Expo, Mafia Capitale sono solo le punte dell'iceberg dei fenomeni di corruzione. Al PD gliene arrestano una al giorno, l'ultimo è il sindaco di Gioia del Colle per corruzione. Gli uomini che tanto si riempiono la bocca in questo momento, come Salvini o come Fitto, sono persone di cui i loro partiti, non ieri, oggi, stanno implicati nei più grandi scandali di corruzione e di rimborsopoli nelle regioni. Fitto è un condannato in primo grado per corruzione. Salvini, che hanno appena indagato in Emilia-Romagna i consiglieri regionali per scandali di rimborsopoli e per come utilizzavano i fondi. E tra l'altro, visto che Manlio ha parlato di immigrazione, si riempie la bocca di immigrazione e va contro Alfano. Ma con Alfano la Lega ci governa in Lombardia. Questo nessuno lo dice in questo paese. Fanno questo teatrino, Salvini mai con Alfano, Alfano mai con Salvini. State governando insieme la Lombardia, che è il punto nevralgico dello scandalo dell'Expo e della TAV, perché lo sanno tutti che in Regione Lombardia c'è Comunione e Liberazione, che è la più grande stazione appaltante dello Stato occulta in questo paese, insieme alle cooperative rosse. Io voglio concludere dicendovi solo una cosa. Quello che ci siamo detti stasera e che ho potuto dire stasera cercando di stare nei tempi è solo una parte di quello che mi rende orgoglioso di stare in questa forza politica. E so che questa forza politica sta viaggiando sempre nella stessa direzione, ostinata e contraria. Governare questo paese da sola, perché dove stiamo governando da soli abbiamo le mani libere per fare le cose che vi ho appena elencato. Io stasera non vi ho parlato di nulla di cose che voglio fare e che vogliamo fare, di cose già fatte. Queste sono già realtà che hanno cambiato la vita di alcuni cittadini italiani in 10 comuni che governiamo e nelle leggi che abbiamo influenzato in questi anni. Ma la verità è che in questo momento ci stanno dicendo tutti che stiamo meglio, che c'è la ripresa, che lo spread cala e che il PIL sale. E di questa cosa la gente se ne sta convincendo. Io quando incontro le persone, spesso i tassisti, tutti mi dicono: vabbè, ma le cose stanno andando meglio. E poi gli faccio la seconda domanda, quella di cui parlavamo prima, gli dico: ok, rispetto all'anno scorso le cose stanno andando meglio, ma la tua famiglia rispetto al 2014 come sta quest'anno? Eh no, sta peggio, siamo più inguaiati di prima. E allora scusami, ma perché mi stai dicendo che le cose vanno meglio? Le cose vanno meglio per loro. Oggi anche gli indici che vengono considerati come indici economici
fanno salire il prodotto interno lordo perché i grandi apparati economici di questo paese stanno giovando dello status quo in cui viviamo. E grazie mille, 10 miliardi di tangenti. 10 miliardi di tangenti sono il prodotto interno lordo, probabilmente 10 miliardi sono il prodotto interno lordo di qualche piccolo stato europeo, di qualche piccolo stato asiatico in questo momento. Di cosa stiamo parlando? Noi ci dobbiamo svegliare, lo dico prima a me stesso, io sono molto motivato, siamo molto motivati ad andare avanti perché la nostra ricetta sta funzionando, dove stiamo governando da soli sta funzionando e io voglio continuare ad applicarla, però ho bisogno, abbiamo bisogno anche noi nelle istituzioni di avere fuori cittadini che ogni giorno si svegliano e si fanno quella domanda: io sto meglio o sto peggio rispetto a ieri? Perché se sto peggio non ci sono 80 euro che tengano, perché gli 80 euro li state spendendo, per chi li sta prendendo, li state spendendo in tasse comunali. E lo sapete perché? Perché per coprire gli 80 euro hanno tagliato 8 miliardi di euro ai comuni e i sindaci stanno, e le regioni stanno aumentando le imposte comunali e stanno inserendo l'IMU sui territori agricoli. Queste cose noi proveremo a dirle nelle piazze, negli eventi come questi, nelle TV, quando ci andiamo stasera. Mentre stiamo parlando, da Mentana c'è Michele Dell'Orco, un nostro parlamentare che è quello che ha fatto l'interrogazione contro Incalza insieme ad Alessandro Di Battista. Lo diremo ovunque, però non è un rapporto in cui noi parliamo e voi dovete crederci. Voi dovete verificare quello che vi ho detto. Facciamo questo patto stasera, verificate prima quello che vi ho detto stasera. Così cominciamo ad avere un altro approccio con la politica, che non è quello dell'approccio di marketing. Noi stiamo cercando di sostituire la novità con la credibilità, perché noi nel 2013 eravamo la novità, poi loro si sono organizzati, hanno sfornato Renzi, hanno sfornato Salvini, adesso sfornano Landini, perché è una regola di marketing, c'è l'iPhone 4, il 5, il 6, il 7, è così, è una regola di marketing, ma noi vogliamo rimanere l'iPhone 4, ma dimostrarvi che con noi telefonate, con loro vi fregano il credito. Grazie. Diceva Luigi, siamo orgogliosi di appartenere a questo movimento, a questa forza politica, ma io penso che come lo sono in Parlamento, io vedo molto orgoglio anche ai banchetti, alle persone che distribuiscono i volantini, vedo l'orgoglio di appartenere a questa forza politica che ha voluto, che dà un contributo fortissimo nel tentativo di migliorare un po' questo paese, di migliorare soprattutto la speranza che le cose possano cambiare. Io credo che questo sia fondamentale, dare una speranza ai cittadini e dare una speranza a noi stessi, perché poi alla fine siamo cittadini come gli altri. Io credo ci sia un po' di tempo per qualche domanda, se c'è il microfono in sala, vedo una mano. Sì, magari chi si prenota si alzi così. Sentite il vostro nome, vi presentate. Grazie. Auro Basilico, facevo architetto fino a qualche anno fa, qui a Pordenone. La domanda è questa, a proposito del microcredito. Senza voler fare Berlusconi che paventava sempre i complotti comunisti, ho la leggera impressione che ci sia in atto un boicottaggio nell'accesso al microcredito da parte del consulente del lavoro, dei commercialisti in generale. Vi spiego perché. Io personalmente non ho bisogno, sono in pensione ovviamente, ma mio figlio lavora a Como
e ho una piccola azienda che si occupa di energie alternative. No, non ha dipendenti, è una società, lui e suo fratello, con un piccolo laboratorio, ma non, il problema è che si è rivolto a 10 consulenti del lavoro, 8 non gli hanno risposto in maniera assolutamente infelice, 4 gli hanno detto, anzi 5 non gli hanno risposto completamente, 3 gli hanno detto non ci interessa, 1 gli ha detto ma manco ci penso a prendere in mano la pratica perché è difficile, è complicata, lasci stare, e 1 ha detto va bene mi chiami, vediamo cosa possiamo fare. Quindi c'è il sospetto o la legittima, ok? Spiego velocemente, microcredito5stelle.it è il nostro sito internet con cui abbiamo organizzato i vari step con i quali accedere al microcredito. Il primo step facoltativo, magari lo chiariamo meglio, è rivolgersi ad un professionista per farsi dare i consigli per partecipare al secondo step, che è un click day sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, dove ogni interessato può compilare una domanda, una richiesta di accesso ai fondi. Quella domanda restituisce una sorta di ricevuta, un voucher, con il quale si va o alle poste o presso la propria banca di fiducia a prenotare le risorse. Non essendoci garanzie reali, in sostanza chi fa la domanda, a meno che non ha veramente non ha proposto di costruire lo Space Shuttle, alla fine ha la possibilità di accedervi. I consulenti del lavoro, come ordine nazionale, si sono prestati gratuitamente, abbiamo fatto un protocollo d'intesa, si sono prestati a darci una mano nella compilazione delle domande. Però è anche vero che molti consulenti del lavoro si stanno rifiutando. Infatti noi lunedì pubblichiamo su quel sito internet l'elenco per regione di tutti i consulenti del lavoro disponibili, così togliamo di mezzo quelli non disponibili, che o sono del PD o sono di Forza Italia, perché questa è... Davanti prima fila, no, è già il microfono là, scusa, dopo, prego. Gentilissimi, buonasera, sono Negro Sandro. A proposito di corruzione, 10 giorni fa mi sveglio una mattina, vado al bar, bevo un caffè, apro il giornale e leggo che un imprenditore pordenonese comincia lo sciopero della fame. E senza pensarci un attimo vado a trovarlo e lo conosco da 10 giorni, quindi da quando ho cominciato lo sciopero della fame, ed ho conosciuto una persona splendida e ti ringrazio per essere andato a trovarlo stasera. Grazie. Sì, io ho una curiosità sul TTIP. So che esiste uno studio finanziato dalla Commissione europea che mostra dati alla mano che i benefici del TTIP sono economici, sono praticamente irrisori, sono circa sullo 0,43% spalmato in 13 anni. Ecco, questo studio è stato discusso in aula, che risposte ci sono state dal Parlamento? Grazie. Grazie per il supporto e la domanda. Ah, no, approfitto intanto per chiedere scusa di questo momento di buio, ma così, se mi metto in attività sto cercando di dare il massimo e ogni tanto qualche volta capita. Faccio una premessa, in realtà noi come Parlamento europeo sul TTIP abbiamo le mani abbastanza legate, perché è un trattato che sta discutendo la Commissione europea con gli Stati Uniti d'America, e qui quando prima si parlava di sovranità, noi abbiamo ceduto anche questo tipo di sovranità. L'unico ente elettivo a livello europeo non ha quasi praticamente il diritto di parola su questo trattato.
Noi stiamo guardando in ogni commissione, e siamo 22 le commissioni, quindi è un trattato che spazia veramente a 360 gradi, e quello che è di competenza per ciascuna di essa. Mediamente tutti gli studi promossi sia dal Parlamento che dalla commissione danno un esito negativo. Tu hai citato bene questo dato. A livello economico si stima che il TTIP porterà nell'arco di 10 anni un incremento dello 0,5% del PIL, quindi in pratica si stanno prendendo veramente per i fondelli, e questo è l'aspetto economico. Se noi parliamo invece di quello che riguarda i posti di lavoro, gli studi non lo dicono direttamente, ma gli stessi studi della Commissione dicono di fatto che noi nel brevissimo termine perderemo grosso modo 1.300.000 posti di lavoro che non potranno essere ricollocati, perché il sistema europeo è diverso da quello americano. In America da questo punto di vista sono un po' flessibili, nel senso, perdi il lavoro in uno stato, hai la possibilità di ripromuoverti in un altro, ma noi non siamo ancora a un livello così avanzato in Europa. Se perdo il lavoro in Italia, non è detto che con la stessa facilità lo troverò nel giro di breve in Spagna. E quindi non, gli stessi dati ci dicono che è disastroso. E noi, rispetto a questi scenari che ci vengono proposti, l'unica cosa che potremmo fare è esprimere, alla fine di un percorso abbastanza lungo che si verrà a verificare tra circa un anno e mezzo, perché poi ci sono dei ritardi, solamente un voto in cui diremo sì o no a tutto il pacchetto, e questo lo faremo a livello di Parlamento europeo. Questo tipo di trattati in più dovrebbe richiedere che per l'approvazione ci sia la ratifica da parte di ogni singolo Stato. Quindi tutti e 28 paesi dovranno, in linea teorica, dire sì a questo trattato. Noi in questo momento, come Europa, abbiamo siglato un trattato molto simile con il Canada. Cosa è successo? È stato convalidato a livello parlamentare, ma non è ancora entrato in vigore, perché hanno fatto ricorso verso la Corte di Giustizia e mettono in discussione il fatto che ogni singolo Stato abbia il diritto di ratificare il trattato. E questo per un accordo che abbiamo già siglato. Perché questo? Perché sanno benissimo che sarà molto difficile avere un consenso generale. E quindi anche in questo senso stanno cercando di scavalcare quelli che sono i diritti fondamentali della democrazia. Questo è un po' lo scenario. Prego. Ancora due domande sole, perché siamo un po' stretti con i tempi. Voi non vi rendete conto di che vita stanno facendo questi ragazzi? Io prima parlavo con Gigi in macchina degli impegni del weekend, poi è normale se succedono le cose che sono successe a Marco prima, uno perde la vista. Salve, io sono Giulia Fiorillo, e proprio rimanendo in tema di TTIP, volevo capire che tipo di scenario ci sarebbe un domani, il momento in cui questo scellerato accordo venga siglato e uno Stato decidesse di invece mantenere le tutele che al momento ci sono per la salute e l'ambiente in Italia, comunque in Europa, posto che hai detto che i due sistemi sono diversi, noi privilegiamo la tutela della salute e dell'ambiente piuttosto che il liberismo del mercato. Lo scenario, così approfitto da anche un altro dato, è drammatico. Perché le stime della Camera di Commercio austriaco dicono che se questo accordo andrà in porto, il 40% del commercio che adesso è all'interno dei confini europei verrà sostituito con prodotti provenienti dall'Europa. Questo significa, in soldoni, che la previsione è che... Dall'America? Sì, scusate, dell'America. In soldoni significa che le nostre aziende rischiano di vedersi da un giorno all'altro il fatturato diminuito del 40%. In pratica significa la chiusura.
come possiamo reagire rispetto a questo accordo? Ad oggi non ci sono grandi strumenti, nel senso che nel momento in cui uno Stato membro si rifiuta di dare seguito all'accordo, la ditta che si ritiene o l'azienda che si ritiene danneggiata dalla non messa in pratica ha la facoltà di chiamare in giudizio lo Stato davanti a una corte, non è una corte, un ente privato, ISDS si chiama, è un ente di concordato che dovrebbe definire chi ha ragione e chi ha torto. Qual è il problema di questa tipologia di approccio? Che nuovamente non vengono messi di fronte i diritti della persona, il diritto di uno Stato membro di tutelare i propri cittadini, ma viene data priorità a quelli che sono gli aspetti commerciali. Anche di questo ci dicono, succede di rado, no, non succede così poco spesso, succede molto spesso, ci sono state e ci sono tuttora delle cause in corso che ad oggi si chiudono per evitare di pagare multe di diversi miliardi di euro con lo Stato che cede. È successo in Germania nel 2012 che ha allentato i criteri di sicurezza ambientale per non dover pagare un risarcimento a una ditta che voleva sviluppare delle, diciamo, tecnologie energetiche. Cioè, questo è lo stato reale. Grazie. Ultima domanda. Marco. Ultima domanda e mezza. Sempre Marco, sempre. Allora, alla prima domanda risposto adesso, farebbe la pena specificare che si tratta di un foro fatto da avvocati privati che vengono pagati fior di migliaia di euro al minuto, è che un seguito esatto, diciamo che qui la multinazionale parla, diciamo, a tu per tu con lo Stato, no? E questo va sottolineato che le costituzioni non valgono nulla, diciamo, all'interno di questo quadro, perché all'interno di queste camere nessuno intende valutare minimamente se non quello che c'è scritto nel trattato, ovviamente, niente che possa essere nella Costituzione. Allora a questo punto faccio una domanda provocatoria. Non è che abbiamo già firmato un TTIP e si chiama Unione Europea, questo è il punto, ovvero sia un'area di libero scambio all'interno della quale i capitali viaggiano dove vogliono e come vogliono, all'interno della quale un piccolo consesso di tecnici decide per tutti, ed è esattamente quello che succede in questi trattati internazionali. Hai fatto la domanda e dato anche la risposta, quindi ti posso dire sì, è così, con un'unica differenza che sul TTIP possiamo ancora mettere un freno, e questo lo si fa con l'informazione, attivando quelli che sono poi i cittadini, perché a differenza di quello che succede in Italia, dove la classe politica dei sentimenti popolari se ne sbatte altamente, negli altri paesi rispetto a queste dinamiche hanno una sensibilità un po' maggiore. E questa è una risposta. L'altra risposta è che questa Europa, così com'è, noi diciamo che non va bene, e infatti stiamo proponendo una serie di azioni che ci dovrebbe portare a smantellarla, perché la potenza che noi abbiamo in mano con la raccolta firme per l'uscita fuori dall'euro è un'arma fortissima. In quanto se noi riusciamo ad arrivare sul tavolo delle trattative con l'opzione che l'Italia esce, cade tutto il sistema, e questo ci permette di avere un'arma in più per chiedere che un sistema Europa si possa realizzare mettendo al centro di questo sistema il cittadino. E questa è un'opzione che non dobbiamo scartare a priori, perché noi viviamo in un mondo globalizzato. Qual è la sfida che noi dobbiamo affrontare? Quella di non entrare nel mercato pensando, cosa che stanno facendo oggi i nostri leader europei, pensando che noi possiamo competere solo sulla questione economica del prezzo.
Per cui stiamo praticamente svendendo, e in particolar modo questo lo stanno facendo sull'Italia, che è una realtà a livello europeo decisamente diversa dagli altri stati membri, sia come cultura, come potenzialità, come possibilità di offrire qualcosa di concreto e qualificato, e sia a livello proprio morfologico. Il fatto che noi viviamo su una penisola stretta e lunga è, sembra una banalità, ma invece è anche indice poi di quello che è il nostro apparato produttivo, il nostro apparato economico. Quindi noi dobbiamo assolutamente lottare per creare un'Europa diversa, dove il cittadino e le nostre capacità, i nostri punti di forza possono avere la meglio. Il nostro turismo, la qualità dei nostri prodotti agricoli sono indiscusse. Perché l'Europa, l'America non riesce ad entrare nel mercato europeo? Perché lì i loro standard di sicurezza non hanno niente in confronto con noi. E loro considerano sicuri la carne proveniente da animali clonati, nonostante si sappia che un animale clonato ha delle inefficienze, che significa problemi di riproduzione, tumori, problemi anche di cognizione molto alti. Quindi la carne clonata non fa bene, anche se ad oggi non ci sono prove evidenti. Eppure negli Stati Uniti viene considerata la stregua di carne standard, per cui non viene indicato in etichetta. E se noi sigliamo questo accordo ci troveremo con le stesse problematiche, con delle etichette non assolutamente chiare. Gli OGM, idem. Parliamo sempre di alimentazione. In America, per questioni igieniche, lavano i polli con sostanze chimiche da noi vietate, perché tecnicamente un operatore ha circa 0,3 secondi per determinare se quella carne diciamo è pulita o meno. Questi sono i sistemi americani, dove mediamente un'azienda agricola ha un'estensione di 700 ettari contro i 7 ettari dell'azienda agricola italiana. Per cui sono queste le dimensioni che si vengono a scontrare, sono queste i sistemi che poi si scontrano. Grazie. Ultima domanda, purtroppo dopo dobbiamo chiudere. Allora, l'ultima domanda, sono Zanetti Susanna, e la domanda e l'argomento al quale mi voglio rivolgere è a proposito sia della sovranità, che parlavamo appunto della sovranità monetaria, ma parliamo, io mi riferisco anche alla sovranità del territorio, per quanto riguarda sia l'inquinamento che stiamo subendo da parte delle scie chimiche. Qual è la posizione che il movimento sta prendendo? Ne ho sentito solamente accennare in qualche breve occasione, ma mai approfondita e presa come punto di denuncia, perché effettivamente ormai sappiamo che non è più una teoria. Qualcuno può tranquillizzarmi o chiarire quale può essere? Io sinceramente mi sono posto la stessa domanda, perché non ne sapevo nulla e sentivo tanti parlarne. E personalmente io ho parlato con persone legate sia all'aeronautica che ad altri ambiti, quindi anche ingegneri eccetera eccetera. Le visioni sono così diametralmente opposte che io sinceramente non mi sento di dire che è confermato che esista questa cosa. Poi lei avrà sicuramente fatto le sue ricerche e gli studi, magari ce le può anche mandare. Come contattarci è facilissimo nella nostra pagina Facebook, ci mandi il materiale che ha trovato. Io questo materiale non l'ho trovato, quindi non mi sento il Movimento 5 Stelle alla Camera, non ne ha parlato neanche al Senato mai, non è nei dibattiti del governo e quindi non l'abbiamo affrontato. È chiaro che siamo sempre aperti ad approfondire qualunque tematica. La mia ricerca personale non mi porta alle stesse conclusioni, quindi io non ho. Mandateci il materiale che avete, noi leggiamo tutto. Esatto, qua ce n'è uno, perfetto. Approfondiremo allora. Grazie.
verità è quanto abbiamo detto finora. Noi siamo sovranisti da ogni punto di vista, nel senso che anche il discorso di TTIP riguarda l'ambiente, riguarda i cieli, riguarda tutto, e siamo in quella direzione. Forse non ho colto la specificità della domanda sulla sovranità. Sì. E quello rientra in quello che però ho detto nel mio intervento sulla difesa, sulla sovranità della difesa. Cioè, noi non abbiamo in questo momento, perché abbiamo degli accordi siglati, Unione Europea e NATO, non abbiamo piena sovranità neanche del territorio, di fatto, perché le basi americane ne abbiamo una ogni angolo. In Sicilia ora c'è tra MUOS e le altre, è pieno, e da queste parti non ne parliamo, in Veneto non ne parliamo, ma quello rientra negli accordi che abbiamo siglato, motivo per il quale quegli accordi sono al centro del nostro dibattito politico anche. Grazie. Io sono costretto a chiudere qui per questioni di tempo, e ovviamente vi saluto comunque rimango in regione ancora per qualche ora, quindi chi vuole fare le domande può farle anche dopo. Io faccio un invito prima di salutare, un invito a voi a fare quello che ha detto Gigi prima, cioè andare nei comuni a vedere quello che stiamo facendo e abbiamo fatto, non giudicare per le promesse ma per le cose che facciamo. Guardate quello che fanno questi 5 disgraziati in regione, guardate quello che facciamo in Parlamento e fate i grillini quando vi svegliate la mattina. Era un termine che all'inizio ci dava quasi fastidio, no? I grillini. Ecco, io mi sveglio la mattina e sono contento di essere grillino e di andare da qualcuno a rompergli le balle per quello che sta facendo. Sono fiero di essere grillino. Come me lo sono Cristian Serco, Marco Giulio, Mario Di Stefano e Gigi Maio.